Il primo numero che vorrei citare è il numero 6. L'anno scorso era la quinta edizione della nostra manifestazione e abbiamo deciso di dare una svolta importante, soprattutto con il cambio di location. Questo ha significato per noi uno sforzo sia in termini economici che organizzativi, ma che ha permesso alla manifestazione, appunto, di passare ad un altro livello, sia in termini numerici, quindi molti più visitatori, sia in termini di interesse generale a livello di comunicazione, di stampa e anche a livello di sostenibilità, perché fino a quest'anno DroidCon è stato per Sinestesia un evento a investimento. La nostra volontà era quella di creare una manifestazione, una community per la divulgazione di una delle nostre principali passioni, oltre che ovviamente fonte di reddito, perché lo sviluppo di applicazione è uno dei core business di Sinestesia. Android ovviamente fa parte a pieno titolo di questo mondo. Di conseguenza i numeri sono aumentati, aumentano costantemente tutti gli anni. Durante la presentazione abbiamo mostrato le foto del nostro primo evento, che è stato un'avventura, che è stato fatto da 10 persone, e oggi siamo qui in 30 persone di Sinestesia che sono impegnate ormai da settimane su questo evento. L'altro dato importante da citare è che gli speakers del Droid sono in gran numero stranieri, e quindi già questo pone la manifestazione come un riferimento non solo nazionale ma anche internazionale. Sinestesia negli ultimi 4 anni è cresciuta esponenzialmente. Siamo passati da 10 risorse a quasi 60 nell'attuale formazione. Abbiamo avuto la fortuna di ottenere degli importanti riconoscimenti proprio legati alla nostra crescita. Quindi siamo entrati per 2 anni consecutivi nella classifica del Financial Times per le aziende a maggior crescita di fatturato, e siamo tra le 350 aziende anche in Italia che hanno avuto un riconoscimento invece del Sole 24 Ore. Questa crescita noi la riteniamo molto importante anche a livello territoriale, perché Torino è una tra le città più innovative d'Europa e viene molto sottovalutata la forza tecnologica che può arrivare da questa realtà, e quindi è per noi importante e anche un po' campanilistico mantenere il nostro DroidCon a Torino, far partire da qui una serie di messaggi importanti che riguardano la nostra community e la nostra azienda.